Punctured. Saluto a tutti gli amici di Specchiandosi, Specchiandosi inarrestabile, solo le migliori location, e oggi abbiamo appuntamento con una grande professionista del settore della bellezza, ovvero Ada Miró. Ci troviamo in via Bergamo 84 a Montebelluna e oggi andiamo proprio a sviscerare, a scoprire i segreti di una professionista non solo nel campo dei capelli ma anche nel campo dell'estetica, nel campo del make up, e oggi andiamo proprio a testare le sue competenze, andiamo a conoscerla. Ci troviamo presso il salone di Ada Miró, andiamo subito a conoscere, venite con me. Buongiorno Ada. Ciao Lara, benvenuta. Grazie di cuore, oggi è un grande onore portare agli amici di Specchiandosi una grande professionista del campo della bellezza, ma andiamo proprio nello specifico, spieghiamo agli amici di Specchiandosi di che cosa si occupa Ada Miró. Diciamo che il nostro punto di forza è la bellezza, non la nostra ovviamente, quella dei nostri clienti, che vengono appunto giorno dopo giorno sempre consigliati e coccolati dalle nostre mani. E diciamo che noi ci occupiamo di corpo e di capelli, quindi a 360 gradi, tutto quello che una persona può avere bisogno, quindi a partire dall'estetica base, a finire da quella avanzata, con massaggi, rilassanti, eccetera, eccetera. Dopodiché continuiamo ovviamente con i capelli, il make-up e tutto quello che ci va dietro.
adesso se volete io vi posso accompagnare e vi faccio accomodare nel vostro servizio di trucco. Assolutamente, sì, sono già prontissima. E anche di cura per il tuo bellissimo viso, dopodiché ti aspetto dalla parte del parrucchiere. Benissimo Ada, grazie mille, andiamo. Lara, adesso arriva la mia collaboratrice a prendersi cura di te. Wow, okay? Sono già prontissima, emozionatissima. Cerca di rilassarti, di non pensare a nient'altro, ma solo al tuo benessere. Così il trattamento avrà un miglior risultato. Grazie di cuore, Ada, ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. Lara, benvenuta. Grazie di cuore. E allora Lara, sei pronta per il trattamento? Io sono prontissima, ma di che cosa si tratta? Oggi andremo ad eseguire un trattamento detossinante il viso. Quindi si tratta di una torba al 100% naturale, senza alcun tipo di conservante, e fortemente idratante, ricca di sali minerali ed oligoelementi. Quindi insomma vi prendete cura della mia bellezza, del mio relax, con un trattamento davvero super... Certo, Lara. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. Andiamo a fare la visualizzazione della pelle, andiamo ad osservare attentamente cosa presenta e quindi eventuali inestetismi. Presso il centro Miro ogni cliente ha la sua analisi personalizzata dalla A alla Z.
La pulizia del viso, comunque qualsiasi tipo di trattamento, deve essere affiancato nella cura domiciliare, deve diventare un appuntamento fisso per il benessere della pelle e della persona. Quindi te lo consiglio almeno una volta al mese. Vedi Lara, adesso la tua pelle risulta evidentemente più ossigenata, idratata e luminosa. Come te la senti? Sembra velluto! A questo punto abbiamo un'ottima base su cui lavorare, andiamo al make-up. Se proprio mi tocca. Aspetta qui e lasciami fare. Spengo ad una anche le stelle. Al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io. Mi sento bella come non mai. Come questo sole che ci illumina. Via l'amore, cancello coi tuoi occhi e
mie fragilità. Rivivono i tuoi sensi, le voglie e la paura, l'istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina. E conservo ad una anche le stelle, le tengo fra le mani, le conto sulla pelle, e bocca contro bocca, e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina. Amici di Specchiandosi, ma avete visto quanta bellezza? Ho effettuato un trattamento davvero meraviglioso alla torba, un make-up davvero strepitoso, e adesso non ci resta altro che andare a scoprire i segreti del salone. Ah, ma non solo donne qui, anche gli ometti, Ada. Soprattutto gli ometti. Allora, qui che cosa stiamo facendo? Allora, Lara, intanto ci tenevo a dirti che finalmente gli ultimi anni anche l'ometto, come l'hai chiamato te, diciamo che si cura molto di più. Quindi c'è comunque più attenzione. Sì, c'è molta richiesta, c'è molta più richiesta di attenzioni, ma non soltanto di cose pacchiane, quindi di cose esagerate, ma proprio della vera e propria la coccola, quindi la cura della pulizia, del contorno, la cura di un taglio, diciamo, perfetto per lui, quindi a prescindere la moda, la tendenza, che comunque tutti sempre la guardiamo, però fare anche un taglio dove si segue sempre la morfologia della persona è la cosa più importante. E finalmente anche appunto l'uomo apprezza questo servizio, anzi è sempre più presente nel nostro salone, ma non solo come parrucchiere, quindi a livello capelli, anche soprattutto per l'estetica, vero Filippo? Assolutamente. Vediamo che lo stiamo coccolando alla grande. E devo dire che un aspetto fondamentale che ho potuto, diciamo, appurare qui al Salone Miró è proprio sono le competenze e la professionalità, che è dovuta anche a tantissimi corsi di aggiornamento, a tantissime esperienze che hai fatto durante il tuo percorso. Sì, diciamo che io ho cercato sempre di pensare a lavorare in tanti, ok, dove ognuno è specializzato in un settore, perché purtroppo non si può fare tutto e bene, no? Uno deve fare una cosa e seguirla bene, quindi essere aggiornato, essere informato, essere innamorato, ok, e appassionato, che è l'unico segreto, credo, che ti fa andare assolutamente avanti. Assolutamente sì. Infatti, in merito a questo, io e Filippo ti lascio 2 secondi e accompagno la Lara dalla Lisa, che è, diciamo, la ragazza che segue tutto a livello unghie. Quindi andiamo proprio a conoscere lo staff. Bravissima. Venite con noi. Ciao Lisa, piacere di conoscerti. Ciao Lara, benvenuta. Come stai? Molto bene. Allora, io vedo che tu sei al lavoro, in pieno lavoro, per quanto riguarda le unghie, quindi un settore davvero interessante che colpisce sempre noi donne. Hai qualche novità da raccontarci, quelle che sono le tendenze, le mode di quest'anno? Allora, per l'estate 2014 la tendenza è i colori metallizzati, giochiamo con l'oro, con il bronzo, in contrasto con il bianco magari. E le forme però un po' più addolcite rispetto allo squadrato, che è andato molto quest'inverno. Le forme saranno un po' più addolcite con la mandorla, forma mandorla. In questo caso, Lisa, stiamo applicando un colore base. Sì, stiamo partendo da una base neutra per poi aggiungere delle decorazioni. Ah, quindi c'è un segreto poi. Sì, lo vedremo poi. Posso rimanere qui con te? In particolare, ti aspetto. Bene. Più tardi. Allora rimaniamo qui. DJ got the party started, there's no end in sight. Everybody's moving to the rhythm that's inside. It's a crazy world. Allora, adesso ti presento la Gloria, che è un'altra. Ciao Gloria. Delle mie collaboratrici, ed è colei che si prende cura, diciamo, del rilassamento del cuoio capelluto. Lei ti spiegherà tutto. Molto interessante, allora andiamo subito a conoscerla. Ciao Gloria. Ciao. Come grazie. Stai? Bene, grazie. Allora, io arrivo qui e scopro, diciamo, un centro davvero strepitoso, e poi arrivo in un'altra stanza davvero accogliente, nonché intima, e mi chiedo, ma come mai non è collegata al vero e proprio centro, insomma, per i capelli?
Allora, questa stanza si fa nel lavaggio, quindi ci sono i lavateste, e la usiamo specialmente per prenderci cura della clientela, nel senso che laviamo, prendiamo cura, facciamo trattamenti, però allo stesso tempo curiamo anche il benessere della pelle, facciamo massaggi per rilassare il cliente, per staccare un po'. Ah, quindi avete creato proprio un paradiso, un harem per il rilassamento delle vostre clienti. Sì. Diciamo che di solito sarebbe al chiuso e al buio questa stanza. Avremo delle luci. Ah, scusami, allora mi metto buona e tranquilla e silenziosa, eh? I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Lara, ho finito il mio lavoro. Non sei curiosa di vedere? Io direi proprio di sì, ma non sono curiosa solo io, anche gli amici di Specchiandosi. Andiamo a vedere subito il risultato. Da che dire, sono davvero entusiasta perché hai una struttura nonché uno staff davvero competente, qui non si finisce mai di imparare. Beh, ma non è finita qui. Ti ascolto, eh. Ti presento, anzi ci porto dalla Martina, che diciamo è la nostra consulente a livello tecnico. La Martina si occupa soprattutto dei colori e ha una competenza abbastanza ampia. Lei si aggiorna continuamente, diciamo è quasi sempre con me, sarebbe il mio braccio destro. Quindi braccio destro, esperto di colori, la andiamo subito a conoscere. Ciao Martina. Ciao Martina. Come stai? Benissimo, grazie. Allora, qui arriviamo in un settore davvero importante, quindi la scelta di un colore che poi va moltissimo ad influenzare il look di noi donne. E ci parli un pochino di questo settore. Ma in realtà poi la colorazione ognuna di noi se la sceglie in base al colore che le piace di più. Io posso dire solo le tendenze moda quali sono, che possono essere per quest'anno colori magari più scuri con poche riflessature, o comunque anche se riflessati sempre scuri, un viola scuro, rosso scuro, niente di troppo chiaro, anche se per le nostre amate bionde dobbiamo, ogni riferimento è puramente casuale, bionde, continuiamo con magari dei tonalizzanti un po' con dei colori pastello, che può essere un cipria, un caramello, oppure al contrario un platino che è biondo bianco. Bene, quindi mi stai dicendo che è un look perfetto. Certo. Ok. Da ex bionda è molto perfetto. Quindi ad Amiro ci torno. Sì. Ciao Martina. Ciao. Ada, divento sempre più curiosa, ma come mai il massaggino alle mani? Allora, intanto approfitto nel presentarti la Marika, che è la mia collaboratrice più giovane. Ciao Marika! Diciamo che la nostra filosofia è questa, che la persona quando arriva qua deve staccare da tutto e da tutti. Quindi anche quando facciamo una semplicissima piega, ci teniamo tantissimo anche alle loro mani, ok? Che con le mani noi tocchiamo tutto, quindi la Marika ha diciamo una tendenza nel coccolare le persone anche in questo. Quindi insomma abbinate il piacere di farci coccolare con i capelli, con i look nuovi, anche al benessere insomma di un bel massaggino rigenerante. Sì, ma in tutto e per tutto. Allora andiamo proprio ad interpellare la nuova arrivata Marika. Ciao Marika.
Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Allora, visto che sei l'ultima new entry proprio del Centro Miro, ti domando, allora, come si sta a lavorare qui? Una parolina. Beh, posso dire che iniziare come prima esperienza in un centro così grande che si occupa dall'estetica, ai capelli, ai massaggi, alle unghie, è molto appagante. E con una titolare come Ada, imparare è un grande inizio. E... assolutamente sì, insomma. Ti è andata di lusso? Ciao, buon percorso. Grazie. Amici di Specchiandosi, dite la verità, oggi vi ho portato in una location davvero strepitosa, insomma, dal look dei capelli all'estetica, ma in questo momento siamo arrivati presso il settore abbronzatura e io direi, visto che ci sono così tante lampade, in questo reparto ritroviamo Lara. Ne posso approfittare, Lara? Una bella lampadina, un po' di abbronzatura, perché mi vedo così pallida. Ma Lara, perché non provi la nuova abbronzatura spray? Di che cosa si tratta? È un nuovo trattamento, ti dà un effetto immediato. Mi sta incuriosendo, andiamo a provarla. Andiamo. Vai. Vedi Lara, abbiamo appena inserito il liquido nel compressore e adesso inizieremo il trattamento. Bene, ti lascio procedere. Il risultato è davvero evidente. E allora Lara, ti abbiamo convinta? Direi proprio di sì, procediamo, ma chiudi la porta a tutto il corpo, chiudi la porta. Procediamo. Ciao, ciao. Presento un altro dei miei collaboratori, che lui sarebbe il mio braccio sinistro. Ok, sei super fornita qui, eh? Sì, sì, il gruppo fa la forza. Allora, lui si chiama Pasquale ed è quello, diciamo, più responsabile a livello di extension, che è uno dei servizi, ovviamente, di punta nel nostro centro. Assolutamente sì. Piacere Pasquale. Ciao. Tutto bene? Sì. Allora, oggi andiamo a scoprire un sacco di novità a livello di bellezza e per quanto riguarda te, so che ti occupi e sei un esperto proprio di extension, ne parliamo. È un settore di punta, è molto richiesto e... Pasquale, io ti chiedo, ma una persona come me con il mio taglio, è possibile farla l'extension? Certamente. Quindi insomma, non solo lungo ma anche sul corto, più o meno? Certo. Ho capito, mi tocca tornare anche per questo, Centro Miro. Che look! Devo farti i miei complimenti. Grazie. Ma allora, tale look, tale centro, ti affidi a degli esperti anche tu, si vede. Ovvio, anch'io vendo moda, quindi non posso altro che venire qui. Bisogna affidarsi alle location giuste. Miro. Centro Miro. Posso trasferirmi qui? Guarda, adesso mi organizzo per farti subito un mini appartamentino. Hai già capito. Allora, oggi abbiamo portato a me stessa, ma anche a tutti gli amici di Specchiandosi, una struttura davvero all'avanguardia, quindi un'azienda solida, un team vincente, ma soprattutto una grande professionista. Io ti ringrazio per questo meraviglioso invito. Grazie, grazie. Allora, io sicuramente tornerò, torneranno sicuramente anche gli amici di Specchiandosi. Abbiamo potuto capire quante competenze ci sono in questa azienda, ovvero l'estetica, il salone, la moda, la tendenza, insomma, ne sai una più del diavolo.
Ma diciamo che il segreto è, come io dico sempre, l'amore. Cioè, se uno veramente prova, sente le cose di pancia, ok, allora le cose riescono bene. Prima di tutto appunto è il sentimento in quello che fai. La seconda cosa è anche trovare ovviamente uno staff che riesce a seguirti, che riesce a starti dietro, che riesce ad aggiornarsi come te, perché non solo uno può tirare forte e gli altri no, quindi dobbiamo essere tutti insieme. Terza cosa per me da non sottovalutare mai, è che il cliente è la cosa più importante che abbiamo, quindi da quando entra a quando esce lui deve essere sempre seguito in tutto e per tutto, quindi non la cura semplicemente del taglio e della piega, ok, però anche pensare cosa io vorrei quando vado in giro da altre persone, no? Questo è un po' il nostro motto. Io cosa faccio? Io, oltre a fare questo di lavoro, che comunque per me è anche un hobby, io anche insegno, sono stilista per un'azienda, l'Alter Ego, a San Martino di Lupari, che li salutiamo. È l'occasione per salutarli. Niente, praticamente noi siamo un gruppo di parrucchieri dove lanciamo la moda, quindi prima la realizziamo tra di noi con delle foto, con dei backstage, delle modelle eccetera, dopodiché la insegniamo anche ad altri parrucchieri, e questo per me è il segreto di andare avanti. Penso sia una soddisfazione pazzesca riuscire a trasferire poi le competenze, la professionalità, gli anni poi di esperienza. Da quanto tempo operi? Beh, io ormai da 15 anni, stavo facendo i calcoli. Però è giovane, ragazzi, l'avete vista? Sì, sì, da 15 anni. Diciamo che è un lavoro che non è semplice da fare, ma per chi veramente lo ama diventa come mangiare, no? Cioè, è veramente una cosa bellissima e naturale. Ovvio, con le sue difficoltà, i suoi pregi, i suoi difetti, ma non lo cambierei con nulla al mondo. L'abbiamo capito, e non lo cambierebbero nemmeno i tuoi collaboratori, perché qui vince davvero la passione. Allora, un ringraziamento a te, Ada, a tutto lo staff. Grazie a voi. Ci rivediamo presto sicuramente, e salutiamo anche tutti gli amici di Specchiandosi. Un bacione grande, ciao! Ciao, ciao!